Padre Michel Rodriguez e padre Petar Ljubičić hanno una profezia da annunciarci. Iscriviti al canale per non perderti altri video simili. La visione iniziava con un'immagine maestosa ma inquietante. Il Papa, figura centrale e venerabile della fede cattolica, si trovava in una duplice sofferenza. Da un lato, il peso della croce, simbolo della sofferenza materiale e delle sfide terrene che affliggono la Chiesa e il mondo intero. Dall'altro, una luce intensa che rappresentava il dolore spirituale, un'agonia interiore causata dalla crisi di fede e dalla crescente lontananza dai valori evangelici. Nel cuore di questa visione, emerse una figura luminosa e rassicurante. Carlo Acutis, il giovane beato dei nostri tempi, apparve come un faro di speranza. La sua presenza irradiava una luce che invitava i fedeli a riscoprire l'amore eucaristico, a ritornare ai fondamenti della fede cristiana con un cuore puro e devoto. Carlo, con il suo esempio di vita dedicata all'Eucaristia, simboleggiava un invito alla santità nella vita quotidiana, un richiamo potente a riconnettersi con Dio attraverso l'adorazione eucaristica. Questa visione non si limitava alla Chiesa ma si estendeva oltre, fino a comprendere l'intero globo. Si manifestavano segni di conflitti globali, riflessi di un profondo scontro spirituale all'interno e tra le nazioni. Le tensioni politiche, le guerre, e i disastri naturali venivano tutti interpretati come manifestazioni di un combattimento tra le forze del bene e del male. In mezzo a questi sconvolgimenti, simboli celesti come aurore boreali e comete apparivano nel cielo, segni di un intervento divino imminente e un richiamo alle profezie bibliche che annunciavano tempi di tribolazione e speranza. L'essenza della visione si concentrava su un urgente appello alla conversione personale e collettiva. Ogni individuo, ogni comunità, e l'intera Chiesa erano chiamati a un profondo rinnovamento interiore. La necessità di ritornare ai valori del Vangelo era più pressante che mai. La visione enfatizzava l'importanza della vita comunitaria, della preghiera e dei sacramenti come mezzi essenziali per raggiungere una vera rigenerazione spirituale. Mentre il mondo affrontava sfide sempre più intense, la visione non mancava di trasmettere un messaggio di speranza e azione. Nonostante le difficoltà e le sofferenze preannunciate, si intravedeva una promessa di purificazione e rinnovamento. I credenti erano esortati ad abbracciare la loro fede con rinnovato fervore, a vivere con coraggio e speranza, ispirati dagli esempi di Carlo Acutis e dalla fortezza morale e spirituale del Papa. Questo messaggio di speranza era un invito a guardare oltre le difficoltà presenti, a percepire l'intervento divino come una possibilità di rinascita. Era un appello a vivere la fede con autenticità, a impegnarsi in azioni concrete di amore e carità, a diventare strumenti di pace e di giustizia nel mondo. I segni celesti e le profezie non erano semplicemente avvertimenti di sventura, ma piuttosto richiamavano l'umanità a prepararsi per un futuro migliore, costruito sulla roccia solida della fede cristiana. Nella visione, padre Petar Ljubičić e padre Michel Rodriguez vedevano chiaramente che la strada verso la redenzione richiedeva un impegno personale e comunitario. Ogni individuo era chiamato a riflettere sulla propria vita, a cercare una sincera conversione del cuore, a rinnovare il proprio impegno verso Dio e il prossimo. La riforma della Chiesa iniziava dal basso, dal cuore dei fedeli, dalle piccole comunità parrocchiali, e si estendeva fino alle alte sfere del Vaticano. La visione profetica parlava anche di un'epoca di grandi santi e martiri. Coloro che avrebbero risposto con generosità e coraggio alla chiamata divina avrebbero trovato la forza di testimoniare la loro fede anche nelle circostanze più avverse. Carlo Acutis, con la sua vita breve ma intensa, diventava un modello di questa santità moderna, un esempio di come vivere la fede in un mondo tecnologico e spesso distratto da valori superficiali. Mentre la visione si snodava, venivano mostrati vari scenari di crisi e di speranza. Le immagini di guerre e conflitti si alternavano a quelle di riconciliazione e pace. I simboli celesti, come le aurore boreali, erano visti non solo come presagi di sventura ma anche come luci guida verso un futuro di speranza e redenzione. Ogni segno nel cielo, ogni evento sulla terra, erano parte di un disegno divino più grande, una chiamata a risvegliarsi e a prepararsi per il ritorno del Cristo glorioso. Padre Petar e padre Michel capirono che la loro missione era di condividere queste visioni con il mondo, di diventare araldi di questo messaggio profetico. Sapevano che non sarebbe stato facile, che avrebbero affrontato scetticismo e opposizione, ma erano determinati a portare avanti questa missione con fede e coraggio. Il loro compito era di risvegliare le coscienze, di invitare alla preghiera, alla penitenza, e alla conversione. La visione si concludeva con una potente immagine di speranza, un'umanità rinnovata, una chiesa purificata, un mondo in cui regnavano la giustizia e la pace. Era un futuro possibile, ma richiedeva l'impegno di tutti. Ogni fedele era chiamato a fare la propria parte, a diventare luce nel buio, a portare il messaggio di amore e speranza in ogni angolo del mondo.
Così, con il cuore pieno di questa visione divina, padre Petar Ljubičić e padre Michel Rodriguez si svegliarono dal loro estasi mistica, pronti a condividere con il mondo il messaggio che avevano ricevuto. La loro missione era chiara: guidare l'umanità attraverso un periodo di purificazione verso un futuro di speranza e rinnovamento, ispirati dall'amore e dalla misericordia di Dio. E così, il loro viaggio spirituale iniziava, un viaggio che avrebbe toccato innumerevoli vite, trasformato cuori, e preparato il terreno per l'avvento di un'era di pace e santità. La visione profetica che avevano ricevuto non era solo un avvertimento, ma una promessa di ciò che poteva essere raggiunto attraverso la fede, la preghiera, e l'azione coraggiosa. In questo modo, la Chiesa e l'umanità intera erano invitate a intraprendere un percorso di trasformazione spirituale, un cammino di ritorno ai valori fondamentali del Vangelo, per costruire insieme un futuro luminoso e pieno di speranza. E nel cuore di questo cammino, brillava la luce di Carlo Acutis, giovane santo del nostro tempo, faro di fede e amore eterno. La visione si evolveva ulteriormente, rivelando scenari sempre più dettagliati e profondi del futuro dell'umanità e della Chiesa. Padre Petar Ljubičić e padre Michel Rodriguez furono condotti in un viaggio mistico che li portò a vedere luoghi e tempi diversi, illuminati da simboli e messaggi celesti che comunicavano la volontà divina. In una di queste visioni, i due sacerdoti si trovarono di fronte a una grande assemblea di giovani, tutti riuniti in preghiera e adorazione. Al centro di questa assemblea, la figura luminosa di Carlo Acutis continuava a splendere, unendo le giovani generazioni nel comune obiettivo di riscoprire la fede eucaristica. Questi giovani, ispirati dall'esempio di Carlo, dimostravano una dedizione senza precedenti all'adorazione eucaristica, rinnovando la loro fede attraverso il contatto diretto con il corpo e il sangue di Cristo. L'importanza dell'adorazione eucaristica era continuamente sottolineata nella visione. L'Eucaristia non era solo un sacramento, ma il cuore pulsante della vita cristiana, il mezzo attraverso il quale i fedeli potevano attingere alla grazia divina e trasformare le loro vite. Carlo Acutis, con la sua devozione alla messa e alla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, diventava un simbolo potente di questo rinnovamento spirituale. La visione successiva si spostava verso una dimensione globale. Padre Petar e padre Michel videro nazioni in conflitto, ma anche momenti di tregua e riconciliazione. La terra stessa sembrava reagire alle vicende umane con segni naturali che erano allo stesso tempo avvertimenti e promesse. Aurore boreali danzavano nei cieli, accompagnate da una luce calda e rassicurante che simboleggiava la presenza di Dio tra il suo popolo. Tra i vari segni celesti, le comete avevano un ruolo speciale. Una cometa in particolare brillava intensamente, come un segnale di cambiamento imminente. Questo fenomeno celeste evocava le antiche profezie bibliche, ricordando agli uomini che ogni evento sulla terra è interconnesso con il disegno divino. La cometa diventava un simbolo di speranza e rinnovamento, indicando che, nonostante le tribolazioni, Dio non aveva abbandonato il suo popolo. Padre Petar e padre Michel furono poi portati a vedere un'immagine del Papa circondato da una folla di fedeli in preghiera. Nonostante le sofferenze e le sfide, il Papa emanava una forza spirituale che infondeva coraggio e speranza a tutti coloro che lo circondavano. La sua figura era un simbolo di unità e perseveranza, un pastore che guidava il suo gregge attraverso le tempeste verso la luce della redenzione. Il messaggio della visione diventava sempre più chiaro: la conversione personale e la riforma interna della Chiesa erano essenziali per affrontare le sfide future. Ogni fedele era chiamato a esaminare il proprio cuore, a pentirsi dei propri peccati e a rinnovare il proprio impegno verso i valori del Vangelo. Questo richiedeva una profonda vita di preghiera, una partecipazione attiva ai sacramenti e un coinvolgimento sincero nella vita comunitaria. La visione non risparmiava le difficoltà che sarebbero sorte lungo questo cammino. La Chiesa avrebbe affrontato periodi di prova, divisioni interne e persecuzioni esterne. Tuttavia, queste difficoltà erano viste come un processo di purificazione, necessario per preparare il terreno a un nuovo risveglio spirituale. Come l'oro che viene purificato nel fuoco, così la Chiesa sarebbe stata purificata attraverso le sofferenze per emergere più forte e più pura. In questa lotta spirituale, i fedeli non erano soli. La visione mostrava schiere di angeli e santi che combattevano al fianco dei credenti, proteggendoli e guidandoli. Carlo Acutis, in particolare, era visto come un intercessore potente, un giovane santo che, dal cielo, continuava a sostenere e ispirare coloro che lo invocavano.